Navas, l'assessore alla sicurezza e mobilità, l'amico Marco Pappalone, l'ispettore del settore ambiente Mauro Napolitano e attraverso i due colleghi presenti in sala tutto il comando dei vigili urbani, ricordando loro sia l'assessore Pappalone che all'ispettore Napolitano quanto sia importante, specialmente per l'impegno che ci sta mettendo sia il management che tutto il corpo di lavoro di questo ambiente, quando si è portato l'ispezione su questa città, anche se purtroppo c'è ancora una fascia di cittadini non ancora preparata, non solo alla corpo differenziata, ma al deposito normale dei rifiuti solidi urbani. Quindi la loro importanza è enorme, non solo in sala, ma anche nel lavoro continuo di tutti i giorni. Passo la parola all'ingegnere Salvatore Arcella, dirigente del settore ambiente e patrimonio. Buongiorno a tutti. Allora, non c'è molto da aggiungere sulla disquisizione tecnica fatta dal presidente di Catholic Bind, tranne che mi preme di sottolineare una grossa novità che c'è stata nella conclusione del 2010, quindi, e ci sarà per tutto il 2011, cioè che la famiglia si è allargata sostanzialmente. In che senso? Mentre prima la raccolta differenziata era un discorso a tre, fatto dal comune di Casapoglia, dalla società Casoli Ambiente e dai cittadini, ovviamente oggi dobbiamo registrare un forte interessamento da parte delle associazioni di volontari della protezione civile sul territorio, e sono convinto che il loro apporto sia nella logica del conseguimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Quindi un ringraziamento sentito alle protezioni di ai volontari della protezione civile che ci stanno dando una grossa mano per la sensibilizzazione della cittadinanza, che ci continueranno a dare il loro preziosissimo aiuto. Io non avrei nulla altro da aggiungere, anzi preferirei più il pubblico facesse qualche domanda, andando ad entrare poi nel vivo della discussione laddove prevista. Grazie. Grazie ingegnere Arcella, le tre cifre sono le Aquile, la Folgore e il Tricolore. Sono quelle che tu citavi prima, che va giustamente ricordate con nome e cognome. Non vedo l'ingegnere Soldo, a cui tocca adesso intervenire. Sancito? No. Ingegnere Soldo è proprio la persona, me lo consente il presidente Passero, più impegnato fisicamente sul territorio, tanto che anche in questo momento lo staranno chiamando per una delle tante emergenze a cui è costretto a rispondere dalla mattina alla sera. È dovuto da parte nostra che più di una volta tutti quanti noi lo chiamiamo per mille emergenze, per mille situazioni, dargli lavoro, anche perché è certamente per l'ingegnere dello consente la persona più impegnata sul campo sia della raccolta differenziata, ma anche di tutte le emergenze di questa brutta forma di rifiuti che indignano da anni questa città. Buongiorno.